Dover stare qui ad aspettare rende tutti impazienti. No, non sono impaziente. Il fatto è che in quell'altro posto non hanno voluto rispondermi. Mi scusi, a quale altro posto si riferisce? Al centro di adozione dove era stato messo il bambino. Quando ha affidato il bambino? Era il 1975. Ah, a quel tempo funzionava un'altra istituzione. Quindi non è la stessa? Sì, ma adesso si chiama Istituto Nazionale del Minore. In ogni caso, senta, l'incartamento si trova lì. È stata un'impiegata a dirmelo. Però non ha voluto assolutamente darmi l'indirizzo del bambino. Io ho bisogno di saperlo. Per favore, dia ordine che me lo dica. Si calmi, signora. Potrebbe telefonare. Oppure potrebbe darmi una sua autorizzazione scritta, in modo che io vada là, parli con l'impiegata e... Mi scusi, ma non è proprio possibile. La prego di comprendermi, signora. Si sieda, per favore, e proviamo a parlarne. Va bene. Mi perdoni, è una curiosità. Perché mi sorprende il fatto che 9 anni dopo aver dato suo figlio in adozione, lei si presenti qui a reclamarlo. Ho commesso un grave errore e vorrei porvi rimedio. Per quanto tempo il bambino è stato insieme a lei? L'ho dato via appena è nato. Non ho voluto vederlo, ho chiesto che lo portassero via. Perché? È stato... il frutto di un atto di violenza. Pensavo che non avrei potuto mai amarlo. E poi ero piena di rancore e di odio verso quell'uomo. Ero tanto disperata, signora De Rodriguez. Mi tormento per quello che ho fatto. Adesso sono pentita. Voglio ritrovare mio figlio. Mamma! Ah, e bravo Pedrito. Di nuovo con quelle ginocchia sulla sedia. Dov'è la mamma, nonna? È di là, ma devo finire quello che stavo dicendo, capito? Tu nella casa nuova non puoi fare queste cose, perché ci saranno mobili molto cari. Sì, va bene. Mi raccomando, devi essere un bravo bambino. Mi stavi chiamando? Sì, mamma. Aspetta, ti aiuto. No, non puoi. Guarda, sì, che pesa. Posso. Poi tu sei una donna. Va bene, grazie. Hai visto, nonna? Abbiamo un maschietto in casa. È molto galante con le donne. È gentile come gli hanno insegnato. È anche bello. Bene, allora questa è la roba che abbiamo deciso di regalare ai vicini. E i mobili se li prenderanno quando ce ne andiamo. Meno male. I loro erano abbastanza rovinati. Sì. Saranno contenti di questo regalo. Che cos'è questa scatola che hai in mano? Ah, mia cara, in questa cassettina ci sono tutti i miei ricordi. Lettere, quelle di mia sorella, che riposi in pace. Quelle di Arcadio. Ah, quelle di Arcadio quando... quando eravamo fidanzati. Sono le fotografie dei miei ragazzi. Un ricordo dei tempi felici. E questa è l'unica cosa che non posso lasciare qui. Quando ce ne andremo? Sai, nonna, anch'io mi porto una cosa molto vecchia. Ma Pedrito... lascialo. Queste sono anticaglie. Dimmi, dimmi, dolcezza mia, su, dimmi. Che cos'è questa cosa vecchia che ti vuoi portare? Avanti, dimmelo. Beh, la cosa che mi porto è... ti ricordi il mio sacchiotto di peluche? Certo, certo. Me lo regalarono quando ero molto piccolo. È stato il mio primo orsacchiotto e io lo abbracciavo quando mi mettevo a dormire. Mi proteggeva. E adesso che è diventato vecchio e brutto, nessun bambino gli vorrà bene. Invece io sì, gli voglio bene. E
E se non gli vogliono bene, lo metteranno da parte. Io non voglio che resti solo. Capito, nonna? Sì, amore mio, sì. Ehi, non piangere. No, non piango, amore. Ma che sentimenti belli e dolci prova questo ragazzino. Come potresti non portare con te il tuo orsacchiotto? Tu non l'hai buttato, vero mamma? Certo che no. Come potevi pensare che io buttassi via questo orsacchiotto così bello? L'orsacchiotto che tante notti ti ha fatto compagnia, che tante notti è stato con te, vegliando il tuo sonno. Non posso dividerti da lui. Non potrei mai. Pedrito mio, voglio riaverlo con me. Lei mi capisce, non è vero? Mi aiuterà. Voglio riprenderlo, voglio che me lo ridiano. Mi dispiace di doverla deludere, ma quello che mi chiede è impossibile. Come? Vede, lei non può riprendersi suo figlio. Lo ha perduto irrimediabilmente. Non mi dica che anche lei la mette su questo piano. Questo non può essere. L'adozione non è un gioco, signorina Ferrari. E chi è che sta giocando? Ma se per me questa è la cosa più importante che ci sia al mondo. Non si può dare via un figlio e poi rivolerlo. Ma è mio figlio. Signorina, altre persone si sono preoccupate di badare a questo bambino e dargli tutto quello di cui aveva bisogno. Calore, affetto. Ma chi potrebbe amarlo e curarlo meglio di me? Senta, io sono la sua vera madre. Lo ha abbandonato, lo ha dato via e non si può presentare ora. Non è giusto che si presenti ora reclamando. Non è nemmeno giusto, mi sembra che si voglia proibirmelo. Perché io l'ho concepito. Questo bambino è il mio sangue. Questo bambino ha un'altra famiglia, ha altri genitori, capisce ora? Non capisco niente, non capisco. Io ho i miei diritti e intendo far valere i miei diritti. Quali diritti? Me lo può spiegare? I miei diritti di madre. Lei ha abbandonato suo figlio. Lei lo ha affidato, non lo voleva. Beh, le ho già detto che... Senta, signorina, qualcuno l'ha obbligata, forse? Qualcuno forse l'ha ingannata? Lei se n'è separata volontariamente. Le ho già spiegato il perché. Non importa il perché. L'importante è il fatto in sé. Quando una madre dà suo figlio in adozione, deve essere cosciente del passo che fa. Deve rendersi conto che non vedrà mai più in tutta la sua vita suo figlio. Questo no, non posso accettarlo. Lei deve accettarlo. La legge non ammette... E non mi parli di leggi, io sono avvocato. Bene, allora dovrebbe sapere che una volta vagliati i requisiti, chi decide l'adozione è un giudice dei minori. Senta. È la sua decisione inappellabile. Lei firmerà questi documenti, il che faciliterà la transazione. Le consiglio di firmare, signor Ferrari, perché i suoi creditori stranieri sono sul punto di pignorarle tutto. Io invece non penso di farlo, per il momento. Lei sta giocando con me come il gatto con il topo. Non le resta altra scelta che cadere nella trappola, signor Ferrari. E che ci guadagnerò a firmare questi documenti? In ogni caso, lei ormai è rovinato. Quelli non avranno pietà nei suoi riguardi. Invece io potrei avere in mente di permetterle di uscire dalla trappola. Il prezzo è l'umiliazione. Le stanno prospettando una possibilità di salvarsi, Homer. E lei in realtà non ha molto da scegliere. Tanto vale che firmi. Che non ne parli con nessuno. Non vorrà angustiare.
angustiare i suoi, la sua famiglia, non è vero, signor Ferrari? Lei non mi ha visto e tantomeno ha firmato niente. Lo accompagni. Comincia la mia vendetta. Questo è il primo passo, Leonela. Il primo passo per quello che hai fatto a tuo figlio. Rivoglio mio figlio. E l'avverto, signora, che non intendo darmi per vinta così facilmente. Calma, signora. Insomma, si può sapere chi lo tiene. Lei deve dirmi il nome della famiglia che lo ha adottato. Per favore. Mi dica. Mi dica una cosa, signora De Rodriguez. Quanto mi viene a costare? Mi dica un prezzo. Lei mi sta offendendo. Andiamo, andiamo. Quanto vuole? Quello che chiedo e che voglio è che mi rispetti. Sono una funzionaria onesta. Avanti, signora De Rodriguez. Io le sto soltanto chiedendo un favore. In cambio di questo, voglio ricompensarla. Mi pare molto naturale, no? Non cambi la cosa. Lei sta cercando di comprarmi, di corrompermi. Oh, per favore. È soltanto una questione di forma. Sarebbe un apporto che io darei a questa istituzione, in cambio del quale lei... Non c'è niente che mi permetterebbe di dirle quello che mi chiede, perché significherebbe contravvenire alla legge dell'adozione. Ma io le chiedo solo di dirmi chi tiene il mio bambino. È l'unica cosa che voglio sapere. È l'unica cosa che non posso dirle. Mi dispiace, signora. Io l'avverto che ho delle conoscenze. Lei non sa ancora con chi ha a che fare. Certo che lo so. Ho preso delle informazioni. Lei è un'avvocatessa famosa e fa parte di una famiglia molto importante. E allora si rende conto che potrebbe anche perdere il posto se rifiuta di aiutarmi? Senta, non accetto che mi insulti. Tanto meno che mi minacci. Io sto compiendo solo il mio dovere. Aspetti. Signorina, mi ascolti. Non posso fare quello che mi chiede, né mi lascio certo intimorire o forzare. Non può dirmi di no. È meglio che si tolga questa idea dalla testa. Lei non potrà riprendere suo figlio. È una situazione senza rimedio. Mio Dio. È possibile che non possa fare niente. Io ho sbagliato. E ho vissuto piena di rimorsi, di odi, di amarezze, cercando di dimenticare, cercando di nascondere il dolore. Finché non ce l'ho fatta più. Coraggio. Signora De Rodriguez. Signora De Rodriguez, mi perdoni per aver cercato di corromperla, per averla minacciata. Cerchi di capirmi, per favore. Mi deve capire. Lei mi capisce, non è vero? Abbia compassione di me. Sì, la capisco, certo. Signora. Allora la supplico umilmente, umilmente. Mi aiuti a ritrovare il mio bambino, per favore. Lo vorrei, ma non posso, mi creda. Perché no? Basta solo che mi dica chi è che lo tiene. E io le giuro che non lo dirò a nessuno, manterrò il segreto. Signorina, l'identità degli adottati deve rimanere assolutamente nascosta a tutti, lo vuol capire? Ma come può riuscire a non dirlo? A una madre che cerca suo figlio. A una madre che disperatamente desidera ritrovarlo, per favore. Faccio così perché è giusto proteggere quelle persone che presero con sé il bambino quando lui ne aveva bisogno perché era stato abbandonato. Quelle persone che lo hanno allevato, che gli hanno dato tutto e che hanno imparato ad amarlo come se fosse davvero figlio loro. Per favore. Vuole un altro bimbo? Potrà consolarla.
No. No. È lui che voglio. È lui. Non è possibile. Deve rassegnarsi. Signora De Rodriguez. Signora De Rodriguez, lei è una madre. Sicuramente è madre, non è vero? Sì. Lei potrebbe mai dimenticare il suo figlio? Rinunciare a lui? Non voglio ferirla. Ma i miei figli sono con me. Io mi separai dal loro padre, divorziai. Ma lottai perché mi fossero assegnati. E per niente al mondo mi separerei mai da loro. Io ho commesso un errore, signora. Io... Gli errori si pagano, figlia mia. Mi dispiace molto. Mi fa molto male. Ma solo poche madri, prima di un padre genere, si rendono conto di quello che fanno e ci pensano bene. Chissà se Leonella fa dei passi avanti nella ricerca che ha intrapreso. Vorrei tanto sapere qualcosa. Voi due insistete nel procurarvi problemi. È una situazione così triste quella che stiamo attraversando. Credo che ritrovare la sua creatura non ci darebbe problemi. Al contrario, ci darebbe un po' di gioia. La creatura, come tu dici adesso, avrà circa 9 anni, mia cara. L'età più difficile. Sicuramente sarà un ragazzino maleducato e insopportabile. E perché mai dovrebbe essere così? Perché ci sono tutti gli elementi perché sia qualcosa anche di peggio. Tale padre, tale figlio, e ricordati chi è il padre, mia cara. Ma non è cresciuto con il padre, Selenia. Oh, beh, ma chissà nelle mani di chi è capitato. In ogni caso avrà qualcosa nel sangue. Deve essere un piccolo esempio di delinquente. Non pensi che anche figlio di Leonella potrebbe essere buono e intelligente come lei? Non illuderti, cara. Si dice che è il peggio. Comunque sia, spero che lo ritrovi. Sto pregando perché lo ritrovi. Oh, sì, la nonnina. Volevo accompagnarla, sai, ma mi ha detto che preferiva andare sola. Chi doveva vedere? Doveva vedere un alto funzionario dell'Istituto dei Minori. Bene, comunque sarà riuscita a farsi dire tutto quello che è possibile sapere. Con il carattere che ha, Leonella ottiene sempre tutto quello che si propone. Ecco. Se poi una cosa le sta a cuore, figurati. Sai, Selenia, io credo che... Leonella non riuscirà mai a vivere tranquilla, né tantomeno ad essere felice, finché non avrà ritrovato suo figlio. Beh, che faccia come vuole. Ma ricordati, Estela, questa è una faccenda che le porterà un mucchio di problemi, che non aveva nessuna necessità di cercarsi. Senti, ce ne andiamo. Ma come ce ne andiamo? Devo fare gli esercizi, non ho fatto neanche la bicicletta ancora. D'accordo, allora io ti lascio. Ah, sì, certo, le magre. È chiaro, tu non ne hai bisogno, no, ma io sì. Perché sono preoccupata un po' per Leonella, un po' per Omero. Ok, va bene, va bene. Vai, vai senza problemi, mia cara. Telefonami, eh? Sì, sì, ti chiamo. Cerca di stare. Arrivederci, Raisa. Arrivederci, Stella. Ciao, cara. Adesso facciamo passi di danza. Cominciamo. Mi piacciono i passi che ho visto alla televisione. Sono deliziosi. Guardatemi, eh? Michael Jackson, no? A me invece piacerebbe ballare come le ragazze di Flashdance. Ah, le piacerebbe una cosa da poco, vero? Ehi, senti, ce lo devi insegnare. Mi piace quando gira con le spalle. Oh, Raisa. Fate gli esercizi, prego, dai. Fate gli esercizi. Dai, mettiti giù, spalle a terra. Gambe piegate, eh? Come va, signora Selenia? Come vede, sto cercando di buttare... Lei non ha affatto problemi di peso. Lei pensa di no? Ah, che meraviglia.
Però Sam, il problema è la cellulite. Questo è il problema di quasi tutte le donne da una certa età in poi. Sua sorella è andata via presto oggi, eh? Ah, sì, poverina. Ha tanti, tanti problemi. Adesso è preoccupata per il marito e per la figlia, Sam. Ah, beh, io non sono così. Al contrario, io sono una che non si abbatte per niente, mia cara. Però è anche vero che lei non ha mai avuto le difficoltà che ha avuto sua sorella nella vita. Le è sempre andato tutto bene. Vabbè, in realtà non posso lamentarmi. Per esempio, mio marito è un bravissimo avvocato, un eccellente affarista. Si figuri che i problemi della svalutazione e del petrolio a noi non ci ha sfiorato niente. E Patty... Patty prima o poi si sposerà, no? Sicuro. Adesso esce con un ragazzo nuovo. Credo che sia un aviatore, perché le ha detto qualcosa che ha a che fare con l'aria. Ed eccoci di nuovo nell'aria. Sì, amici, è l'era del capitano Willy Gody. Pronti a decollare di nuovo con Caracas sulla frequenza 7.50, l'emittente più potente di questo paese e di quelli circostanti. Siamo qui come c'eravamo anche... come ci siamo tutti i giorni allo stesso orario. Sì, amici, con la stessa musica. La migliore musica rock, la migliore musica folk e la migliore disco music di questo paese. Sì, amici, è la migliore equip tecnica. Chi è alla console oggi? Allora, chi è? Tony! Già, amici, lui è qui, pronto a passare il successo del momento, il nostro preferito della settimana. Lo prendo subito. Ascoltate questa musica, amici, che al momento è un successo in tutto il paese e in tutte le emittenti. È il disco che è la migliore posizione. Eccolo tutto per voi, per farvi sognare, per farvi ballare. Per te, Mariella. Per te una cascata di carezze. E smack, 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 che tradotto significa bacini d'Alfonso che ti ama tanto. Ma che fai? Sei impazzita, Patty? Noi siamo in onda, bisogna tacere, è una cosa seria. Tu sei impazzita, smettila. Sei tu che sei completamente impazzita. Ma perché? Perché ti sei messa a ridere? Perché? Dimmi. Perché hai detto baci d'Alfonso e altre stupidaggini. Sono espressioni che non ti piacciono, che fanno ridere. Non sai che ci sono un sacco di fans che non fa altro che telefonare a questo programma? È un successo colossale, è il migliore, sì? Che c'è. Certo che sì. E chi sarebbe questo Gody? Da dove è uscito? Infatti, tu sai che il mio cognome è Gonzales Diaz. Direi bene che non posso usare un cognome che suona così antiquato. Per un disc jockey come me, che sono intergalattico, cosmico, attuale, completamente moderno, non potrei mai usare un cognome di quel genere, lo capisci? Noi che viviamo nell'epoca erziana, siamo erziani, siamo intergalattici, è chiaro ora? Ma perché ridi? Me lo vuoi spiegare? Aiuto, Gody! Willy, ma che cosa hai detto? Che vuol dire? Ma che cos'è? Che tu non capisci che queste cose solo perché sei sensibile. Degli erziani, non capisco, perdonami. Le onde erziane, mia cara, capisci? Tu sei erziana, io sono erziano, siamo intergalattici, cosmici, insomma. Ok, siamo nell'epoca della comunicazione astrale. Quindi sei non capisco cosa ci sia da ridere, francamente. Sei veramente sei insensibile, davvero. Sei proprio insensibile. Sì, sì, credi? Certo. Ti sembra così? Dimmi una cosa, io non so, ma tu sei così divertente e così simpatico che viene voglia di passare con te un pezzetto di vita. Solo un pezzetto? Sì, e dopo un altro pezzetto. Non e parli poi seriamente ancora. Ma sì, è una cosa molto seria. Da adesso in poi non perderemo più tempo, faremo cose serie. Sì. Come abbiamo fatto a perdere tanto tempo con tutte le cose che si dovrebbero fare? Domani andiamo a fare un bagno nella casa di casa tua. Ah, sempre che non facciano storie, perché io non sopporto nessun po' di no, no, non ce ne sono. Puoi venire quando vuoi. Non avrei dei problemi, perché è un tipo così eterno. O siete libera. E padre con me. A mio padre è tutt'altra cosa. Bisogna saperlo prendere, perché lui è un po' che si fa rispettare. Io è una rarità. È proprio un signore. È un signore. Deve agire con molta calma. Forse questo momento è meglio spendere di operazione. Piuttosto ti sei messo in contatto con un tipo di sì, meglio. Bisogna dire la pezza. È meglio che lui ti ruba. E non si va fino a poi. Non vuole ricevere. No, non conviene.
In questo momento qualsiasi contatto risulterebbe molto pericoloso e a me non mi incastrano. A me non mi incastrano così facilmente. Ricorda di me, signor Ferrari. Lui. Non è possibile, è stata una allucinazione. Ora sono ricco. E lei è rovinato. Signor Ferrari. Lei è nelle mie mani. E posso mandarlo in galera. Si ricorda quando andò a casa mia? Si ricordi, signor Ferrari? Sforzi la memoria. La gente come voi non ha niente da perdere, ma noi altri sì. Noi siamo persone per bene. Apparteniamo ad una classe elevata. Abbiamo una posizione importante in società. Non so se gente come voi ci ha capito questi discorsi. Sei tornato da molto? Sì, Estella, è da un bel po' di tempo. Che cos'hai? Sei tutto sudato? Oh, è che fa molto caldo. Allora, com'è andata? Com'è andato l'incontro con quel signore? Ah, bene, bene. Insomma, su, spiegami, amore, raccontami. Cosa? Dimmi che cosa ti ha detto quel signore, che è successo? Raccontami. Ah, sì. Si tratta di cose di affari che Stella non potresti capire. Sì, ma lui ci può aiutare? Ti ha dato qualche speranza? Ah, sì, sì. Per il momento non abbiamo nulla da temere. Per ora è tutto bloccato, capisci? Oh. Scusami, sono molto teso. Mi fa male la testa. Vado a riposare. Signorina Leonella. Signorina Leonella, che è successo? Che ha? Lasciami sola, prego. Ma non faccia così, non pianga. Ha litigato con il fidanzato? No. Qualche brutta notizia? Vuole che chiami a casa sua? No, no, no. O il signor Alfredo? Nessuno, non chiamare nessuno, per favore. Beh, ma allora che posso fare? Io vorrei aiutarla. Nessuno mi può aiutare, Marucca. Sono la madre più infelice del mondo. Via, non dica queste cose, signorina. Perché ho abbandonato mio figlio? Perché l'ho fatto? Perché quando mia madre me lo portò non lo abbracciai? Se lo avessi abbracciato forse non mi sarei comportata così. Non l'avrei fatto, sono sicura, sono sicura. Andiamo, signorina. Rispondi tu. Non dire a nessuno che sto piangendo. Sì, pronto? Sì, sì, signora, un momento, prego. È sua madre. Pronto, mamma? Sì, sono appena rientrata. No, non ho concluso niente. Mi hanno detto che ho perduto il bambino definitivamente. No, rifiutano di dirmi chi lo tiene. Mamma, adesso non so parlare molto.
sento molto. D'accordo. Allora, ti piace? Ma guarda i mobili e questi quadri. Adesso comincio a pensare sul serio che siamo milionari, mi credete o no? Dimmi, nonna, allora ti piace davvero la villa? Certo! Stupenda, Pedro, sai, stupenda. Mi sembra un sogno, è una reggia, oh, vero, sì. Nieves? Anche quest'arco è molto carino. Guarda il soffitto, guarda! Papà, questo è tutto nostro! Tutto quello che vedi, amore, ti basta? Bene, ora andiamo a vedere le altre stanze, i piani superiori, la cucina, il patio, i bagni... Un momento, Pedro, un momento, dobbiamo ancora tirare giù i pacchi dalla macchina, amore mio. No, nonna, lo faremo dopo, adesso andiamo a vedere, vieni. La cucina è da quella parte. Sì, di là. Andiamo, cara. Ah, Pedro, le stanze sono, le da, stanze quella sono sì, da quella vai. Parte. La mia qual è? Quella che vuoi, che vai, ti piace vai. Di più. Ce ne sono parecchie, sai. Vieni. Com'è grande, papà, è troppo. Sei contento? Sì, tanto. Ti piace? La macchina, il patio. Ah, ti piace di più la macchina? No, tutto quanto. E la villa? Oh, ancora di più. Bene. Chissà com'è la mia stanza. C'è abbastanza spazio perché tu possa giocare con tutto quello che desideri. Sì, anche perché ti voglio comprare tanti giocattoli, tutti nuovi, un treno elettrico, un aereo, una nave, tutto quello che vuoi. Che cos'è che hai sempre sognato? Dimmi quello che hai sempre sognato di avere. Qualche volta hai pensato, oh, un giorno quando sarò grande e avrò tanto denaro, allora voglio comprarmi che... Beh, quando ero più piccolo ho sempre desiderato di comprarmi... Vuoi che te lo dica? Vuoi che te lo dica davvero? Sì, papà? Avanti, dimmi. Allora andiamo in giardino. Va bene, andiamo in giardino. Senti, Leonella, calmati. Perché non fai una cosa? Vieni qui da me. No, no, amore, io non posso venire. No, veramente ho una signora per un parto. Sì, una cagnetta che certamente cadde in peccato con un bulldog e che ora si trova in difficoltà a mettere i suoi cuccioletti al mondo. Ah, vedi, almeno ti ho fatto ridere. Anche se non ti vedo, lo so. Sì. D'accordo. Bene, allora ti aspetto. Vieni subito qui, di corsa, chiaro? Sì, va bene. Dottore, faccio passare. D'accordo, amore. Sai una cosa? Ti amo tanto, tanto. Fa presto, ti aspetto. Prego. Scusi, lei il veterinario? Sì, sono io. Ah, scusi, questa è... perdoni l'orario, no? Ma è che... forse è un po' tardi. No, 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 non si preoccupi, qui non abbiamo nessuno. Ah, bene, guardi, dato che ho appena comprato un cane a mio figlio, mi hanno detto che era il caso di vaccinarlo o qualcosa del genere, non so. Ah, certo, beh, vediamo un po'. Ecco, dottore, il suo paziente, con il suo padrone che non vuole bene, lasciarlo. Bene, bene, dai, lo appoggio qui. Ecco. Vediamo un po', mettiamo un bel panno, vediamo. Ah, piccolo, questo è davvero un bel esemplare, lo sa? Molto bello. E mi sembra sano. Proprio sano. Bibi, scusa. Dica, dottore. Prepara il vaccino. È contro la rabbia. No, scherzi, è ancora troppo piccolo. Glielo faremo quando avrà un annetto. Quello che gli faccio ora è per non avere il catarro. Gli farà male, piangerà. Tu piangi per le iniezioni? No, ma lui è un cuccioletto. Bene, vediamo allora se lui è coraggioso come te. Vediamo come si... Buono, buono. Sì, così. Molto bene. Fatto, visto dottore. Come si è comportato bene? Grazie, Bibi. Scusa, dimmi una cosa, gli hai già dato il nome? Sì, Bume. Bume, che bello. Bibi, fai una cosa, per favore. Accompagna il signorino e riempi la scheda. Va bene, ti dottore. Deve fare qualche domanda, va bene? Prendiamo il cucciolo. No, lascialo a me, lascialo qui. D'accordo, lo prenderei dopo, ok? Ha fatto bene a comprare un cagnolino a suo figlio. È la migliore compagnia per un bambino. Gli sviluppa un certo senso di responsabilità e anche un senso di protezione. E poi soprattutto lo aiuta a tirar fuori il sentimento della tenerezza. Sì, sì, certo. E mi dica una cosa, ci sono altri bambini in casa? No, no, solamente lui. Quanti anni ha? 9. Ah, bene. Permesso? Dottore, la sua fidanzata al telefono. Oh, mi scusi un attimo, prego. Per favore. Lo tiene lei. Lo tiene, grazie. Tiene. D'accordo. Pronto? Ma amore, cosa c'è? Non vieni più qua? E perché? Bene, ok. D'accordo, appena posso vengo io da te. Ti voglio bene, mia adorata. Ok, un bacio. Ah, le donne. Quanto le viziamo. Ma succede.
Certo, solamente quando uno è davvero molto innamorato. Qui dentro c'è tutto? Sì, le ho portato la cartella che le serviva, perché ho visto che oggi non è passata allo studio. Ero molto stanca, Monica. Senta, la signorina Margherita dice che domani avete un'udienza per il caso del signor Munoz. Così può andare direttamente al tribunale. Mm-hmm. A che ora è? Alle 11:30. E allora ho pensato di portarle i documenti. Grazie, mille grazie, Monica. Bene, dottoressa. Io vado, grazie per il caffè. Grazie per la compagnia. Di nulla, si figuri. Che strano, Alfredo ha detto che veniva, ma ancora... Ah, deve essere lui. Non sarò io. Buonanotte. Grazie. E a presto. Buonasera, dottore. Buonasera, Monica, come va? La sto aspettando. Grazie. Ciao, amore mio, come stai? Bene, grazie. Finalmente sei arrivato. Allora, dimmi, com'è andato il parto della cagnetta? Ah, perfettamente. Un parto complicato, ma con un risultato felice. 5 cuccioletti. Alla fine ho lasciato la madre molto contenta che li puliva e li allattava. Ne sono felice. Ti sarebbe piaciuto assistere? Certo, lo sai, ma è successo che Monica mi ha telefonato che veniva a portarmi degli incartamenti e altre cose, e allora... Bene, quando mi hai richiamato non potevo parlare molto, perché non ero solo. Era appena arrivato un ragazzino con un cane bellissimo, un cucciolo che il padre gli aveva regalato. Senti, ora raccontami che cosa è successo a te, come è andata? Niente. Non hanno voluto dirmi dov'è il bambino. Mi hanno detto che ho rinunciato a lui dandolo in adozione e che non dovevo più cercarlo, che non avevo alcun diritto. Quanto mi dispiace, amore. La verità è che non so che dirti per consolarti. Immagina come mi sento adesso. Tu mi parli di quella cagnetta che non appena finito di partorire dà da mangiare ai suoi cuccioletti. Li pulisce in qualche modo. Sta loro vicino. Fa sentire il suo amore. E ti giuro che provo vergogna, Alfredo. Provo vergogna. Perché pur essendo una donna, non ho saputo amare mio figlio. No, Leonela. Non ho saputo essere madre. E sicuramente Dio mi sta punendo per questo. No, andiamo. Non tormentarti per questo. Sì, sì. Io merito di avere questo tormento. Io merito di soffrire molto per quello che ho fatto. No, amore, ti prego, non parlare così. Tu avevi le tue ragioni. No, no, per abbandonarlo, no. Fu per quell'odio che mi portavo qui dentro. Quell'odio che mi ha accecata, volevo ferire quell'uomo, fargli del male. Ti capisco, lo so bene. Lui lo voleva. Me lo ha chiesto tante volte. Capisci? Capisci, Alfredo? Perfino lui lo voleva. Calma. Magari glielo avessi dato. Leonella. Mi aveva minacciato di togliermi il bambino, ma non poté farlo perché quando lo diedi alla luce, lui stava in prigione. Sta ancora dentro. Mandò la nonna al posto suo a supplicarmi di dargli il bambino, ma io... Io non voglio. Ora devi dimenticare, ormai è passato. E niente di quel che è passato si può cambiare. Se gliel'avessi dato, Alfredo, il bambino sarebbe cresciuto con loro. E io adesso saprei dove trovarlo. Saprei dove sta mio figlio. Pedrito, adesso sì che Pedrito sta bene. Con questa casa così grande. Vieni un po' qua. Il cortile per giocare col cane. E il cagnolino anche si troverà bene. Senti, Nieves Maria, che te ne pare di questa casa così grande piena di tante cose antiche, eh? Io sto pensando solo adesso al lavoro che ci vorrà quando dovremo pensare alle pulizie. No. Oh, sarà una tragedia per me almeno, con questa artrite che mi ritrovo. Ah, no, nonna. Ti comunico che Pedro Luis sta facendo delle ricerche per prendere della gente a servizio. A servizio? Sì, signora. E vuole 3 persone.
Tre? Sì, una domestica per le pulizie della casa, un'altra per la cucina e l'altra per tutto il resto. Oh, ah, Nieves Maria, tu credi che io mi potrò abituare ad avere servizio per persone? Bisogna che tu ti ci abitui. Ah, tu dici che mi ci abituerei? Mm-hmm. Guarda come sono seduta, non mi azzardo a appoggiare le spalle, cara. Sì, ho paura di rovinare questi bei mobili che sono così preziosi, così eleganti, così cari. Il cane che cammina sul sofà, scendi subito di là, sei un cagnolino. Tu non devi stare sul sofà, tu devi stare qui per terra. Per terra? Ah già, c'è il tappeto. No, cagnolino, non puoi stare nemmeno qui per terra. E se fa la pipì? No, lascialo stare. Oh, dov'è Bume? Ti sei svegliato. Ehi, guarda, amore, in braccio la nonna, va a prendere. Bume! Che succede? Oh, no, niente. La nonna si lamenta perché non vuole che il cane si metta a camminare su tutti i mobili e neanche sul tappeto. Ah, è incredibile. È la mia nonnetta di sempre. Ah, eccola. Pedro, diglielo anche tu a Pedrito che il cagnolino non deve stare qui. Ci prego. Se lo vedo un'altra volta sul sofà non so cosa gli faccio. Ma, nonna, ma guardalo lì. Nonna, nonna. Ah, caro. Senti, tutto quello che vedi qui, tutto quello che vedi qui ci sta per essere usato, per vivere comodamente. Sì, senti, qui è tutto nuovo e deve essere usato perché non è una vetrina da esposizione. Se qualcosa si rovina, la ricomprerò immediatamente. Senti, quello che io desidero, che desidero veramente, è che viviamo insieme in una casa dove ci sia, come dire, calore. Calore, nonna. Ehi, papi, io sonno. Va bene, vieni, andiamo a dormire. E a noi non dai la buonanotte? Buonanotte, mamma, buonanotte, buonanotte, nonna. Dio ti benedica, amore mio, e protegga il tuo sonno. Beh, hai sentito? Non mi pare ancora vero. Dopo quello che ha detto Pedro Luis, che non fa niente se le cose si sciupano. Non mi importa davvero più di nulla. Impariamo a godercela. Ah, oh, che bello. E poi è così comodo. Hai notato, nonna, com'era elegante Pedro? Eh? Chissà con chi deve uscire. Grazie. Che cosa prendi? Quello che prendi tu. Senta. Era molto che non venivo qui. Come mai questo posto? Perché, vedi, Amanda, questo è un locale famoso. Anche il proprietario è un personaggio importante. Ma perché? Chi, ma cedo? Certamente. È uno svergognato con l'aspetto di una persona rispettabile. Viene spesso qui al locale. Se vuoi, te lo presento. No, no, non mi interessa, no. Allora brindiamo all'amore. E all'odio. No, perché? Perché dopo l'amore è l'odio, la più grande passione dell'uomo. Sembra che tu abbia una preferenza per la poltrona del cavo, hm? Direi che la trovo più comoda, papà. E un giorno ci siederò io. Attenzione, ragazzo.
Con Joachim Acedo non si può scherzare. Ne sono convinto, però tutto questo dipende molto da noi due. Senti, Otto, tu sei ancora molto giovane, ragazzo mio. E se vuoi arrivare alla pensione, beh, dovrai imparare ad aspettare. O dedicarti esclusivamente all'ingegneria. Bene. Se si tratta di aspettare, aspetterò. Ma vedi, Otto, questo è un gioco che è piuttosto pericoloso e potrebbe risultare fatale. È probabile che in questo momento noi due qui commettiamo un errore imperdonabile. Che vuoi dire? Che ci dice che lui qui non abbia dei microfoni nascosti? Tu credi, eh? Spero. Cioè, vi auguro di no. Però è certo che in questo momento qualcuno ci sta osservando. E ricordati che lui sa proteggersi molto bene. E non si fa certo scrupoli quando deve togliere di mezzo qualsiasi cosa lo infastidisca. Dica. Signor Mendoza. Sì, di pure, Gomez. C'è qui la persona di cui le ho parlato. Potrebbe riceverla adesso? Certo. Chi è? Sai, Joachim mi ha chiesto di trovargli una guardia del corpo. Beh, vediamo chi è il tipo che ci ha trovato Gomez. Avanti. Sai, Joachim, Omero non si riprende. Il crollo economico lo ha distrutto. È diventato nevrastenico, ha un carattere impossibile. Beh, se è costretto a bere roba come questa, non mi meraviglia che si rovini il fegato, mia cara. È un vino davvero imbevibile. No, Joachim, hai visto a che punto sono? Non hanno neanche la tavola apparecchiata. Io non so più che cosa pensare, questo è un vero caos. Ho ordinato di preparare qualcosa per cena. Estella, ma perché ti vuoi disturbare? Senti, perché non andiamo tutti e quattro a mangiare un boccone da qualche parte? No, no, non è il caso. Vedete, non avete trovato niente di pronto perché non sapevo che sareste venuti. E noi due, con tutti questi problemi, beh, non abbiamo molto appetito per la verità. Joachim, Omero vorrebbe che salissi un momento a parlare con lui. Ah, Estela, Omero vuole riparlarmi della sua situazione. Io lo capisco, ne sono molto dispiaciuto, però... Sai, stavo pensando che... Potrei procurarvi qualche bottiglia di vino, ma di quello buono, di marca. Tu sai che già da un po' di tempo io importo liquori, vero? E non hai idea a che prezzo sono arrivati i liquori adesso. Diventa sempre più difficile ubriacarsi, mia cara. Senti, Joachim, io vorrei che... magari solo per un momento tu andassi a parlare con Omero. Scusatemi. Pronto? Sì, dica. Sì, sì, certo. Sì, glielo passo subito. Joachim, è per te. Ma chi sarà? Pronto, sì, chi parla? Joachim, sono Alfonso. E qui c'è un aspirante per quel posto di gorilla che tu mi avevi richiesto. Si tratta di un ex carcerato. A me sembra proprio il tipo più adatto. Lo assumo o preferisci prima dargli un'occhiata? Cerca di non chiamarmi per queste cose. Devi pensarci tu. Mi dispiace veramente, ma dobbiamo andarcene ora. Gli affari mi chiamano. E io ormai sono schiavo degli affari. Ma allora, Joachim? Beh, di a Omero che avremo un'altra occasione per parlare, eh? E Stella mi stava dicendo che quella persona con la quale Omero si è incontrato sembra che lo voglia aiutare, sai? Sì, e chi è questa persona? Non so, non me l'ha detto.
E tutte le donne sono così curiose come te? Tu sei il tipo che dovrebbe saperlo. Beh, ti confesso che non ho tanta esperienza di psicologia femminile. Io credo di sì. Scusa. No, sono sincero. Solo adesso sto iniziando ad acquisirla. Non ti credo. Comunque sia, non mi paragonare a tutte le altre donne. Io sono unica e sono anche curiosissima. Non occorre che tu lo dica. Questa sera mi hai fatto, non so, un'infinità di domande. Alle quali però non hai risposto. Perché riguardavano tutte la mia persona e per la verità io non sono un argomento interessante. Tu per me lo sei. E mi rammarico tanto di non averti conosciuto prima. Vedi, mi vanto di conoscere tutti gli uomini più interessanti della Terra. Grazie. Strano che non ti abbia mai incontrato ad una festa in un luogo pubblico e che nessuno mi abbia mai parlato di te. Dove ti eri nascosto, dimmi? Vedi, Amanda, un uomo deve mantenere il mistero. Perché quando si è conosciuti fino a fondo una persona, è finito l'interesse. Devi imparare a mantenere il segreto. Accidenti! Allora è questa la tua arma segreta? Ed è anche la tua tecnica di conquista? Comunque devo dire che con me ha dato davvero degli ottimi risultati. Soledad te sueño y por las noches yo te invento, de tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar